i gruppi sono cambiati, ma le maglie sono rimaste le stesse. Sisley Treviso e Pallavolo Padova si sono contese a Feltre il titolo regionale di Under 14 maschile, dopo che Padova aveva vinto l'anno scorso per 3-1. Questa volta non c'è stata storia, ma in discussione il pallino del gioco con Treviso, che ha concesso ai padovani soltanto 29 punti in 3 set ed ha conquistato, oltre che il titolo di campione regionale, l'accesso alla finale scudetto da campione in carica. Di sicuro la fisicità dell'anno scorso non è quella di quest'anno, però quest'anno ci impegniamo molto durante gli allenamenti, diamo il massimo e speriamo di andare avanti, di fare un buon risultato anche durante le nazionali, perché sappiamo che tutta la società ci tiene a conseguire un buon risultato. Siamo molto felici di aver vinto, perché ci siamo impegnati in questi giorni allenandoci per riuscire ad andare a fare le nazionali. E secondo me è stata una buona gara anche tecnicamente e siamo contenti così. È vero, non c'è stata partita, ma il tecnico Sisley, Diego Martin, vede comunque qualcosa di molto positivo. Il test è stato buono perché, al di là dei parziali, riuscire a tenere la concentrazione per tutti e tre i set è un test fondamentale, considerando che noi puntiamo molto sul sistema gioco con questo gruppo. Quindi assolutamente sì, abbiamo fatto una gran bella gara. Miglior giocatore della finale è proprio un giocatore Sisley, Ignacio Martinez Regulo. Non me l'aspettavo, perché molti hanno giocato bene in questa finale e pensavo il premio lo volevo condividere con Alberto, che anche lui ha giocato molto bene, quindi lo condivido con lui. Il campionato regionale di quest'anno rispetto ad altre annate, tutto sommato, è stato un livello piuttosto buono e si è visto già dalla Coppa Veneto, con più squadre attrezzate. Poi riuscire a fare un buon lavoro per tutta la squadra in 10 mesi non è semplicissimo, però da un punto di vista della futuribilità, quindi della capacità fisica, io credo ci sia più di qualche squadra che ha fatto un buon reclutamento e che può far molto bene, ad esempio l'anno prossimo che ci sarà l'Under 15. Per la Pallavolo Padova la finale regionale è stata una Caporetto. Probabilmente non si sarebbe potuto vincere, ma impensierire un po' di più l'avversario sì. Non eravamo tanto forti Ricce, potevamo fare meglio. Il muro non era molto andato bene, perché pensavamo di fare meglio, però niente. Inizio anno non ci conoscevamo, venivamo tutti da società diverse e non eravamo un gruppo affiatatissimo. Mentre col passare del tempo ci siamo molto uniti come gruppo e siamo riusciti a far su una bella squadra, anche abbastanza forte. Una sconfitta però non macchia la bella storia di Padova, che è una selezione di giocatori assemblati ad ottobre e traghettati fino alla finale regionale. Hanno fatto una stagione splendida, perché se penso ad ottobre, che questi ragazzi non si conoscevano nessuno, perché è una squadra completamente nuova, con ragazzi che arrivano da realtà completamente diverse e lavoro che hanno fatto quest'anno non l'hanno mai fatto prima, quindi è il primo anno di vera pallavolo per loro. Io direi che sia per loro, e anzi colgo questa occasione appunto per ringraziarli, per complimentarmi con loro e anche con le loro famiglie, che hanno creduto, sono sempre stati presenti con tantissimo impegno e tantissimo rispetto. Adesso rimane la quarta finale scudetto consecutiva di categoria da giocare per la Sisley, che sarà a fine mese in Puglia. E poi la Serie A Oro Granata è già storia che appartiene al passato, c'è però ancora un lumicino acceso per il futuro del vivaio. Mi auguro che chi deve fare qualcosa, tutto il nostro mondo, sia sportivo ma anche imprenditoriale, possa veramente dare una mano affinché veramente il marchio Sisley, la società Sisley Treviso, possa continuare ad ottenere questi grandissimi risultati. Sport & Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti.
A Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni.